E siamo online, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di un nuovo gioco, Marvel Future Fight. Ok, non starò qui a fare un video pesantissimo su come funziona e tutto quanto perché ho pensato di fare un video focus a parte per chi magari è più interessato a queste cose da nerd, diciamo da specifiche, roba varia. Oggi farò solamente un video, diciamo, di gameplay perché è più interessato, diciamo, alla sostanza del gioco. Ok, i personaggi, la mia squadra che vedete qui è abbastanza forzuta per il semplice fatto che comunque il gioco ce l'avevo da prima di iniziare a fare gameplay, quindi capirete che avevo, diciamo, iniziato già un percorso e non potevo eliminare praticamente tutto quello che avevo appena fatto, anche perché ero già a buon punto. Ok. Procediamo quindi senza troppi giri di parole, andiamo su missione, pulsante in basso a destra e scegliamo capitolo 1, benissimo, area 8, il boss finale. Andiamo su, inizia, ok, e siamo pronti per cominciare. Qui il boss sarà Ultron, vabbè, molto facile perché comunque io sono già al terzo capitolo in realtà della storia, quindi sarà facilissimo. Ok. Siamo pronti per partire. Il gioco si può giocare in due modi, con il gamepad e i pulsanti di attacco che vedete qui sulla destra, oppure con il tocco sullo schermo. Io ho impostato questo perché mi trovo decisamente meglio e mi piace di più proprio lo stile di gioco fatto in questo modo. Qui trovate la lista dei personaggi nella squadra sulla sinistra, che andandoli a toccare si cambiano, si intercambiano durante la partita. Quel personaggio da solo che vedete sulla destra è il personaggio dell'alleanza sociale, quindi pigiandolo comparirà un personaggio aggiuntivo che è quello raffigurato nell'immagine, quindi in questo caso comparirà un altro Iron Man e vi aiuterà nella lotta per un tot di tempo. Gioco automatico, per farvi giocare in automatico voi non toccherete nulla, il personaggio si muoverà da sé e deciderà da solo i movimenti che fare. Pulsante Shield per chiamare a raccolta tutti i membri della squadra. Ora, se i membri della squadra non hanno un legame particolare tra loro, vi avverto che non compariranno tutti, oppure noterete che avendo uno dei personaggi in campo, per esempio, se io avessi avuto in squadra al posto della Hulkbuster Capitan America, non avrei avuto questo pulsantino perché solo Iron Man e War Machine, per esempio, hanno questo pulsantino. Sarà perché sono legati dal fatto dell'armatura, non lo so, però vabbè, c'è questa cosa. Ok, andiamo avanti nel gioco e vi faccio vedere come l'attacco è molto semplice. I personaggi, bene o male, tutti quanti attaccano in questo modo, quindi un pugno, un calcio, oppure uno scudo, un calcio, un pugno, un altro pugno. Beh, non hanno dato molta fantasia agli schemi dei movimenti negli attacchi dei vari personaggi che compongono il gioco. Avete notato che mentre combattiamo comunque alcuni personaggi della nostra squadra, come avete appena visto Iron Man e War Machine, vengono in nostro soccorso anche senza chiamarli, quindi una cosa in più, beh, abbastanza interessante e simpatica, perché comunque quando siete in difficoltà loro vi danno un po' di supporto. Benissimo. Altra cosa che magari non mi è piaciuta più che altro, questa è specifica al personaggio della Hulkbuster, è che se noi andiamo a premere sul personaggio di Iron Man, ecco qui, è per ora è l'unico personaggio che per muoversi vola e attacca solamente con i raggi, vedete? Ok, War Machine invece, per esempio, corre e dà pugni come un pazzo, quindi vabbè, ok, non so, non capisco perché questa scelta. Invece la Hulkbuster, come avete potuto notare, corre e basta. E io dico, ma perché non mettere la funzione di, che ne so, non so se ci avete fatto caso, ogni tanto il personaggio della Hulkbuster si sposta a rasoterra. Dico io, perché non mettere il personaggio che si muove a rasoterra per quanto riguarda la Hulkbuster, piuttosto che creargli quel movimento così impacciato e veramente frustrante a vederlo, cioè sembra veramente goffissimo quando nel film, se qualcuno l'ha visto, fa la sua porca figura. Ok, andiamo in giro a rompere qualche mattonella, chiamiamo il nostro alleato, vedete che si incomincia ad occupare già lui, e pigiamo il tasto Shield per farvi vedere come funziona. 1, 2, 3, via! Ecco qua.
compaiono tutti quanti gli alleati, in questo caso fanno un miraggio pauroso, bellissimo, veramente stupendo. Ok, missione completata. Qua c'è tutta la presentazione, si piazzano tutti quanti i personaggi belli, veramente a tutto basta, è veramente bellissimo. Ok, quindi abbiamo qui velocemente finito il livello. Vedremo che per ogni personaggio c'è una barra sotto, quella è l'esperienza che si carica mano a mano che i personaggi combattono, e quindi più sale la barra dell'esperienza più saliranno di livello poi successivamente. Le tre stelline che vedete in alto a sinistra sono la valutazione della vostra, del vostro gioco per quanto riguarda il capitolo. In basso a sinistra avremo quello che abbiamo guadagnato nel gioco, quindi 300 monete, le chiameremo monete shield, 1074 monete d'oro, il tempo che ci abbiamo impiegato per fare il capitolo e più altri accessori che ci stanno in basso. Sulla destra invece abbiamo tre pulsanti. Il pulsante che vi riporta alla schermata del titolo, alla schermata iniziale, usciti da questo livello, il pulsante che vi fa rifare il livello da capo, il pulsante che vi fa andare avanti nella storia senza tornare alla schermata iniziale. Noi premeremo il pulsante di uscita, quindi vogliamo tornare alla schermata iniziale. Benissimo, ecco, siamo tornati. Ok, io direi di chiuderla qui. Questo era un brevissimo video su com'era il gameplay. Magari farò altri video di gameplay più avanti su vari punti della storia, oppure farò i video solamente sui boss dei capitoli, quindi magari vi farò vedere quali sono i boss nello specifico e magari qualche cosina in più. In seguito a questo, forse non oggi, forse domani o forse sempre in giornata, dipende da quando riesco a farlo, farò un video focus riguardante la schermata, diciamo tutto quello che è il gioco, i pulsanti e roba varia nello specifico e nel dettaglio. Quindi sarà magari un video pizzoso per qualcuno, per altri no, però preferisco farlo dopo in modo tale da non fare un video troppo lungo adesso e soprattutto per fare in modo che magari chi vede questo video non si annoia troppo e vede direttamente quello che vuole vedere. Benissimo, per questo video è tutto, io vi saluto ancora una volta, ringrazio quelli che si sono iscritti al mio canale, ringrazio tutti quelli che hanno messo il mi piace al video sul gameplay di Mortal Kombat X, spero che vi piaccia anche questo. E se vi fa piacere continuate a seguirmi. Intanto vi faccio vedere giusto una cosetta stupida. Toccando sui personaggi, ecco qui, i personaggi fanno le loro abilità speciali. Ok, vedete? Toccando semplicemente il personaggio eseguirà gli attacchi speciali che ha a disposizione nel repertorio. Ok, vabbè, questa era una piccola curiosità con cui volevo lasciarvi. Ancora un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!